raddoppia la sua area, il Parco Archeologico di Via Latina, una zona tutelata e ricca di tesori antichi tra i popolosi quartieri del quinto municipio. Le novità sono state presentate questa mattina e da domani sarà aperto al pubblico. Quasi 2 ettari in più rispetto all'assetto precedente, con 500 metri di percorso organizzato con pannelli didattici in italiano e in inglese e una nuova illuminazione per i sepolcri ipogei. Una passeggiata sul terzo miglio della Via Latina, che era la principale direttrice verso il Basso Lazio e la Campania prima che nascesse la via Appia. L'antica via, per un tratto di circa 100 metri, conserva l'aspetto che aveva in età romana, con i suoi basoli inlucinite e le crepidini che la costeggiano ai lati. I visitatori potranno quindi aggirarsi tra i più splendidi sepolcri che costeggiano la strada. Il sepolcro dei Pancrazzi, con i suoi affreschi ipogei di raffinata fattura e ricchi di colore, ben conservati e ben restaurati. Oppure la tomba dei Valeri, con la sua volta ipogea, riccamente decorata con 35 medaglioni in stucco. I lavori realizzati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, che ha investito i propri fondi ordinari pari a 680.000 euro negli ultimi 3 anni, hanno permesso di mettere in sicurezza tutte le aree di scavo.